Cambiando argomento, tornando a parlare dell'emergenza cinghiali, possiamo riferire di un incontro che si è tenuto ieri in regione a Potenza, in Basilicata, con il commissario nazionale della peste suina africana, Vincenzo Caputo. A tenere questo incontro, su iniziativa appunto dell'assessore all'ambiente, è stato l'assessore quindi regionale Cosimo Latronico, anche alla presenza del deputato Aldo Mattia, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia. Noi ci colleghiamo telefonicamente proprio con l'assessore all'ambiente Cosimo Latronico, che salutiamo. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Ecco, assessore, ci racconti pure che cosa vi siete detti durante questo incontro e come è possibile gestire ancora al meglio questa emergenza? L'emergenza c'è e non va sottovalutata. Io stesso ieri ho voluto fare il punto con il commissario nazionale che ha un compito specifico, quello di contrastare la peste suina, che è una della conseguenza. È una delle conseguenze della superpresenza dei cinghiali nelle aree della regione. Naturalmente il nostro Dipartimento Ambiente ha una competenza sulle aree dei parchi nazionali e regionali e sulle riserve che vanno disciplinate, il cui trattamento anche di cattura dei cinghiali è soggetto a particolari discipline. Poi naturalmente ci sono gli ambiti di caccia, cioè le aree esterne ai parchi, insomma, però. Per dirla in breve, noi stiamo cercando di utilizzare tutti gli strumenti, quindi compresa l'azione del commissario straordinario per il nazionale per il contrasto della peste suina, per tentare di eradicare questa presenza, diciamo, assolutamente insostenibile dei cinghiali nei campi, tra le strade e ormai anche nei paesi della Basilicata e non solo. E quindi ieri abbiamo fatto un punto per prendere atto delle azioni fatte, insomma c'è stato uno sforzo che non è sufficiente ovviamente, sono stati prelevati da settembre 22 ad agosto 23 circa 2000 capi nelle aree protette lucane, a cui si aggiungono circa 10.000 dai dati che ci danno nei territori esterni. Ma ovviamente la popolazione di cinghiali, come tutti sappiamo, è esplosa in questi anni per pratiche errate di ripopolamento e quindi nasceranno da qui a breve altre azioni. C'è un'ordinanza proprio del commissario che punta a costruire dei gruppi di azione territoriali in cui ci saranno delle figure specifiche come i bioregolatori che avranno mano libera coinvolgendo polizie provinciali, locali, per insieme poi ai telecontrollori che sono appunto persone che sono abilitate a fare queste azioni di cattura e di prelievo dei cinghiali, per arrivare a eradicare il fenomeno. C'è un piano nazionale, un piano regionale per l'eradicazione dei cinghiali, a noi ci toccherà seguirlo perché siamo assolutamente consapevoli che la presenza dei cinghiali mette a dura prova la vita delle persone per la loro sicurezza e delle campagne, perché i danni che si fanno alle coltivazioni non sono più sostenibili. Quindi vogliamo rassicurare la pubblica opinione che Regione Basilicata farà ogni sforzo d'intesa con i Dipartimenti Ambiente, Agricoltura e Sanità per arrivare prima possibile a contenere e a definire, diciamo, eradicare questo fenomeno.